questo è un clima che sta in qualche modo irradiandosi in tutta Europa, perché la manifestazione di oggi fa nuovamente parlare, come 15 giorni fa, quando qui erano riuniti tutti i sindaci, i vescovi, della vocazione alla pace, l'auspicio alla tregua che poi porti effettivamente a delle trattative che consentano di creare le condizioni per far smettere i fucili. Io quando vedo i bambini che arrivano orfani e li ospitiamo, accade agli innocenti a Firenze, quando vedo stamattina al centro di prima accoglienza ragazzi che arrivano con lo zainetto senza nemmeno un euro in tasca scappando da quei luoghi, poi in realtà si tratta di persone dinamiche che si adattano, il 90% dei circa 3.000 profughi che sono in Toscana sono nelle famiglie. Tutto questo mi dà forza perché mi fa sentire il popolo ucraino come un popolo vivo, protagonista dell'Europa di domani. Ora quello che dobbiamo raggiungere, che è un mio obiettivo, è far sentire la voce della guerra spenta e la voce della pace viva in tutta Europa. Cosa risponde questa piazza Zelensky che chiede un aiuto, un impegno forte dell'Europa? È quello che stiamo facendo. Questa piazza aiuta l'Europa. E questa piazza aiuta l'Europa perché l'aspirazione di tutti è proprio quello che, vedendo la piazza piena, vedendo il sentimento di questa gente, ci sia il ritorno a quel senso di umanità da parte di chi può decidere, di quei potenti che hanno portato senza motivi plausibili all'invasione dell'Ucraina. Perché la bandiera della pace, fondamentalmente quello che dobbiamo auspicare è proprio far spegnere i cannoni, i fucili per arrivare a una pace, perché nella guerra ci rimettono tutti. Io penso comunque che la Firenze e la Toscana di oggi nella pace ritrovano la propria identità, i propri valori e il proprio significato di messaggio nel mondo. La Firenze che ha sempre espresso una volontà di pace in qualsiasi conflitto, in qualsiasi situazione, rivive oggi nel sentimento delle tante persone che sono venute qui.